Buonasera a tutti, io sono abbastanza recente qui a Lugo, sono arrivato da poco, però ho pensato di portare un'introduzione alla programmazione con Python, messo tra parentesi, nel senso che non è un talk esclusivamente su Python, cioè l'obiettivo non è imparare Python, poi alla fine come side effect si guarderà molto Python, visto che è il linguaggio scelto per imparare a programmare. Ma l'idea è quella di imparare i concetti della programmazione in generale, quindi la programmazione procedurale, imperativa, che poi si può applicare a bene o male qualsiasi linguaggio di programmazione con varie differenze del caso. Appunto, abbiamo detto quali sono, ho un po' introdotto qual è l'obiettivo e vorrei che questa e la prossima serata siano abbastanza intanto sperimentali, nel senso che non ho preparato tante slide, queste sono le prime, probabilmente le ultime che vedrete. Apriamo un terminale, un editor di testo e vediamo un po', mettiamo le mani. Impariamo tanti concetti teorici, tra virgolette, sì, però appunto li proviamo direttamente dal vivo, senza mostrare cose, eccetera, vediamo, li vediamo funzionare. E poi l'idea sarebbe quella più avanti, verso fine anno, di portare altre 2 serate in cui realizzeremo un progetto da scegliere, da decidersi, si accettano assolutamente proposte, in live, tra virgolette, cioè direttamente durante le serate, in modo che chi magari è nuovo nell'ambito della programmazione di Python, eccetera, possa vedere quello che è il processo di creazione da zero di un piccolo tool, software, programmino, poi si vedrà cosa verrà fuori. Un'altra cosa importante, perché non ho preparato tante slide con teoria, perché se vi serve un riferimento o qualcosa, su internet trovate tonnellate di guide, documentazione, tutorial, manuali, e inutile che io scriva l'ennesimo, molto semplicemente. Ho pensato di fare un attimo una carta d'identità di Python, come ho scritto tra virgolette, cioè introdurre tra i vari linguaggi cos'ha di particolare, come si distingue dagli altri. È un linguaggio di programmazione ma anche di scripting intanto, c'è una piccola differenza tra le due cose, di solito è molto dibattuta la differenza, scripting vuol dire che possiamo lanciarlo, intanto il linguaggio interpretato di solito è di scripting, cioè non è necessario compilarlo prima di eseguirlo, noi possiamo creare un programma Python e lanciarlo direttamente attraverso l'interprete, appunto il linguaggio interpretato ha una rappresentazione intermedia ma è solo tra parentesi come dettaglio, è un linguaggio molto ad alto livello, quindi crea un buon strato di astrazione sotto a concetti di base, sotto a concetti molto terra terra della macchina rispetto a C, C++, dove dovete gestirvi la memoria manualmente, e supporta vari paradigmi di programmazione, imperative, che è diciamo, imperativo, esegue le istruzioni in sequenza, procedurale, cioè si possono creare funzioni, quelle che si chiamano subroutine. Funzioni, non è proprio il termine più appropriato perché è un più concetto matematico. Object oriented, programmazione orientata ad oggetti, che vedremo. Infatti, ho sottolineato le cose che vedremo. Poi ha reflective, che è una cosa molto particolare, cioè può autoanalizzare se stesso il programma e modificarsi, lasciamo stare. E funzionale, che è una bella cosa. Mi piacerebbe più avanti portare qualcosa sulla programmazione funzionale, però molto più avanti. È cross piattaforma, quindi gira dappertutto ovunque ci sia un interprete. Garbage collector è quello che allora, le cose tra parentesi le ho messe come appunto come dettaglio un po' trascurabile all'inizio. Praticamente riguardo quello che ho detto prima, c'è un linguaggio ad alto livello che viene incontro per molte cose al programmatore rispetto a un linguaggio più terra terra come C o C++, dove se io ho bisogno di, per esempio, lavorare su un'immagine, ho bisogno di avere dello spazio in RAM per lavorare questa immagine, che sarà una variabile, un array, una matrice. Su un linguaggio a basso livello io devo esplicitamente chiedere al sistema operativo, ehi, mi dai 124 byte di memoria? E dopo devo preoccuparmene io di liberarli, cioè di dire al sistema operativo guarda che ho finito, altrimenti vado incontro a quello che si chiama, mi sfugge il termine adesso, sì, memory leak, leak di memoria, cioè il mio programma nel task manager inizia a consumarmi, a mangiarmi tutta la RAM in automatico. Il fatto di liberare la memoria utilizzata è una cosa abbastanza complicata se si inizia ad andare su programmi più grossi.
a volte è necessaria perché il garbage collector va a penalizzare un po' le prestazioni, perché il garbage collector è lo spazzino, cioè lui capisce da solo quando abbiamo finito di usare una certa area di memoria, prende e pulisce da solo. Questo è fantastico per iniziare, per chi inizia e per molti programmi, però per esempio per chi fa giochi è un problema, perché bisogna mantenere un frame rate stabile, renderizzare, spingere al massimo, e lì bisogna avere il controllo completo su cosa fa il codice, no? Che partono cose da sole ogni tot. Un'altra caratteristica molto importante con il linguaggio dinamicamente tipizzato, tradotto in italiano sarebbe dynamically typed in inglese. In parole povere vuol dire che è un linguaggio molto flessibile per quanto riguarda i tipi delle variabili e quello che possiamo fare. In generale è comunque un linguaggio molto flessibile, ci accorgeremo, una sintassi molto semplice, che non ostruisce, cioè si concentra sul punto, sul concetto, su quello che vogliamo fare, non ci dà fastidio e ci perdona un po' di imprecisione, cioè ci lascia abbastanza libertà. Di solito io ho imparato Python venendo da C, per me era una cosa pazzesca perché ero abituato alla diciamo a quanto strict e come si può dire in un certo senso rigido era il linguaggio, come può essere C, C++, Java, eccetera, mentre con Python sembrava di essere in un parco giochi. Al contrario appunto dei linguaggi staticamente tipizzati, che hanno anche loro dei vantaggi, sono più verbosi, sono un po' più macchinosi magari a volte, però di solito danno performance maggiori perché il compilatore sa già di che tipo una variabile, quindi può ottimizzare, e di solito garantiscono un po' più di correttezza in software grossi. Non per dire che Python non si presta a programmi grossi, ma bisogna, secondo me, per quanto è la mia opinione, avere delle accortezze in più. In ogni caso qui parliamo di cose piccoline, quindi non costituisce un problema. Prestazioni, utilizzi, il fatto che sia interpretato, vabbè, garbage collected è più o meno la stessa, cioè è abbastanza correlato a quel fatto lì, e dinamicamente tipizzato va a influire sulle prestazioni del linguaggio. Interpretato vuol dire che c'è un altro programma che si chiama interprete, l'interprete di Python, che prende il file del programma, un file .py con estensione .py, e va a interpretare, più o meno, salto degli altri dettagli ma non sono particolarmente rilevanti, va a interpretare le varie righe di codice che noi abbiamo scritto al volo, cioè nel momento in cui noi lanciamo il comando. Non, a differenza di linguaggi tipo C, C++, Java è un caso particolare, dove noi lanciamo prima il compilatore sul codice sorgente, viene trasformato in codice macchina, quindi assembly, e quello viene dato direttamente alla CPU, quindi lì abbiamo le prestazioni massime, tra virgolette, a grandi linee, diciamo abbiamo delle ottime prestazioni. A volte, se guardate i benchmark su internet, Python, cioè i linguaggi compilati sono addirittura fino a 9000 volte più veloci di Python, tuttavia parliamo di benchmark sintetici, cioè non sono indicativi di quelle che sono poi le prestazioni nel mondo reale. Infatti per probabilmente il 90% degli utilizzi di Python le prestazioni che offre sono più che sufficienti. In ogni caso, se si volesse effettuare operazioni complesse a livello scientifico, numerico, eccetera, ci sono tantissime librerie che svolgono queste operazioni a livello, sono librerie compilate che vengono wrappate, cioè sono dei wrapper, quindi si può accedere da Python, quindi da un linguaggio ad alto livello semplice, a codice nativo e performante. Infatti paradossalmente è uno dei linguaggi più usati in ambito di ricerca, machine learning, computer vision e tutte quelle cose che richiedono performance elevatissime, paradossalmente, appunto grazie a questo genere di librerie di approccio. Perché come vedremo, per chi è nuovo alla programmazione non se ne accorgerà, ma per chi magari ha già visto altri linguaggi si accorgerà di quanto è flessibile e bello proprio programmare in Python, cioè si possono trascurare tantissime cose, ci si concentra veramente su quella che è la logica, quello che voglio fare io, no quello che deve fare il PC nel dettaglio, allocare la memoria, spostare, dare il puntatore, eccetera. No, io mi concentro su quello che voglio fare. Combinare un linguaggio ad alto livello con librerie compilate nativamente che danno performance native è un win to win. Infatti aziende come
Dropbox, Google, Reddit, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, tutte le più grosse. Ho cercato l'altra sera su internet giusto per fare una lista, ma sono convinto che ogni azienda lo usi dentro, cioè l'80% delle aziende lo usa un po' dappertutto. Altri utilizzi, per esempio, beh, YouTube è un caso noto che ha buona parte dell'infrastruttura scritta in Python, a meno che non hanno cambiato qualcosa di recente. Blender è totalmente estensibile, scriptabile in Python, tutti gli add-on di Blender sono scritti in Python, parte penso rare eccezioni quando ci sono necessità di performance native o cose particolari. Riguardo anche le aziende lì, tra l'altro, le principali librerie come per esempio TensorFlow, che è una grossissima libreria di machine learning, oppure OpenCV, non so, ma TensorFlow per esempio è fatta da Google. Ci sono moltissime librerie per Python, cioè l'ecosistema, quello si chiama ecosistema di un linguaggio, cioè l'insieme di strumenti, librerie, guide, tutorial, documentazione che gira intorno a un linguaggio, che è molto importante. C'è chi sostiene che un linguaggio è dato esclusivamente dall'ecosistema che è intorno, perché giustamente se non ho librerie, non ho documentazione, non ho persone che lo usano, con chi mi confronto, cosa uso, cosa faccio, giustamente l'ecosistema è enorme ed è stato anche grazie a queste aziende appunto grosse che hanno contribuito. Altri esempi, probabilmente sul vostro PC anche parte di GNOME, KDE o altre distribuzioni girano dei daemon in Python sotto che fanno qualcosina, e comunque se avete un po' spulciato su internet in cerca di progettini, cose eccetera, probabilmente sarete incappati in qualche pagina di GitHub o sito dove è stato usato Python. Cioè, questo per far capire che intanto è molto versatile, si può usare veramente in qualsiasi ambito, programmazione web, scientifica, giochi un po' meno, però sì, per fare script, tool, programmi per desktop. C'è addirittura c'è una runtime che si chiama MicroPython, che permette di usare un sotto insieme di Python su microcontrollori ARM o sul famoso chipetto, se l'avete già sentito, l'SP8266, che è un chip da $2.50 con wifi. Quindi con $2.50, anzi non è chip, è una scheda addirittura, mi mandano tutta la scheda, con $2.50 o poco più potete comprare questo chip e avere un dispositivo elettronico, un microcontrollore, con una specie di Arduino con wifi integrato, e si può programmarlo in Python. Ho sentimenti misti a riguardo, però si può, la gente ha fatto di tutto con Python. Cosa serve per programmare in Python? L'ho messo sotto come nota, ma inizio proprio da quella. Tanto non per forza bisogna creare un file, si può lanciare semplicemente, lo facciamo in diretta da un terminale, lanciare l'interprete di Python. Zoom un attimo così vedete tutti, ma basta così riuscite tutti quanti a vedere, perfetto. Questa vediamola un po' come una bash, cioè una shell praticamente dove noi possiamo inserire comandi in tempo reale. Tra poco vedremo cos'è questa cosa, ma penso che possiate dedurla. Noi possiamo digitare un comando e ci viene eseguito al volo. Questo è molto utile per sperimentare con cose, concetti, quando vogliamo provare a fare qualcosa senza creare un file, eccetera. Per programmi barra script definitivi possiamo creare un file con estensione .py, può avere l'estensione che vogliamo in realtà. Possiamo anche fare il giochetto, siccome i commenti in Python si fanno col cancelletto, possiamo fare il solito giochetto degli script, quindi mettere all'inizio un interprete in pratica, per esempio così, all'inizio del file, come si fa su uno script bash, lasciare anche il file senza estensione, dargli permessi di esecuzione, lanciarlo, punto barra nome script, e lui viene parte in automatico. Su Windows, se qualcuno ha Windows, punto py vi dà l'associazione. Qualcuno dovesse usare, c'è una bestia lì che mi ha detto che ovviamente per scrivere file.python bisogna usare un editor di testo, va bene qualsiasi cosa, vi prego, qualcosa che abbia evidenziazione sintassi, perché non so come facciate a non averla per scrivere. Se avete una distribuzione con GNOME troverete sicuramente gedit, che mi sembra sia stato rinominato di recente a editor di testo, perfetto, mi confermano. Niente programmi tipo Office o LibreOffice per scrivere, ovviamente ho scritto giusto per sicurezza. Su Windows, non so su Linux, non l'ho mai vista su Linux, su Windows viene installato IDLE, che è l'ambiente, l'editor ufficiale di Python, se qualcuno volesse usare quello. Niente da dire, funziona assolutamente. Quando mi tocca usare quella bestia di Windows uso IDLE.
Allora, ho detto che le slide erano poche, erano le prime e le ultime, infatti questa è l'ultima. Vorrei adesso iniziare direttamente a mettere le mani su qualcosa. Abbiamo già aperto un interprete e vorrei fare una piccola nota importante riguardo alla versione di Python. Python è stato, diciamo, non mi ricordo quanti anni fa, mi dispiace, è stato diviso in un certo senso in due versioni principali, quello che è la serie di versioni Python 2 e Python 3. Io tratterò Python 3 perché è quella più nuova, insomma, se hanno creato una nuova versione, io adesso non sono un esperto di Python, non mi metto a discutere, però penso che ci sia un motivo, insomma, e non ha senso che andiamo a utilizzare versioni vecchie, comunque versioni di la serie di versioni 2.x penso sia segnata come in fase di deprecamento, quindi in futuro teoricamente dovrebbe sparire dalla circolazione, anche se la vedo dura, però meglio a questo punto iniziare direttamente con Python 3. Non tutte, allora, io su Arch Linux, su Python vado, mi lancia direttamente l'interprete versione 3, infatti mi esce scritto qui. Di solito nelle distribuzioni si trovano varie, cioè ci sono entrambe le versioni. Di solito viene fatto un giochetto del genere, cioè Python è un link in realtà a, nel mio caso, a Python 3. So che su Ubuntu Debian mi sembra che in realtà la predefinita è Python 2. Python 3 è un link a Python 3.6, quindi è la versione specifica. Io consiglio, se dovete inserire in uno script nel commento iniziale con quale interprete eseguire, di inserire esplicitamente Python 3 o Python 2, che non dovreste usare, quindi Python 3. Questo vi assicura che o viene eseguito con Python 3 o viene eseguito con Python 3, o non viene eseguito perché non c'è Python 3, allora uno va a installarselo. Se invece qualcuno... ho sentito qualcuno che... Se invece mettete Python e basta, non sapete cosa vi arriva. Le differenze non sono tante, ma ci sono alcune differenze. Allora, iniziamo, creiamo già un file direttamente. Io ho una cartella dove metto tutte le cose, mi sono fatto una cartella Python sotto progetti, che in questo momento svuotiamo. Se qualcuno riesce a seguire passo passo, sarebbe interessante. Apriamo un editor qualsiasi, io uso Atom, non so se consigliarvelo o meno, voi usate quello che volete, e tra due ore, quando si carica, con calma, ho paura che l'abbia messo nell'altro monitor. No, ok, aveva i suoi tempi. Mamma mia. Allora, mi sposto in un'altra parte. Creiamo un file, chiamiamolo test.py, quello che ci pare, e siamo davanti a un foglio bianco. Allora, cosa possiamo fare? Python, come abbiamo detto, è un linguaggio di programmazione imperativo. Questo vuol dire che principalmente nocciolo è che esegue le varie istruzioni e, che noi diamo in sequenza. Cioè, se io adesso inserisco un'istruzione print è una funzione della libreria standard di Python, una funzione predefinita di Python, come tutte le funzioni per essere chiamate hanno bisogno di nome della funzione, aperta tonda e dentro le tonde vari argomenti, posso anche non dare argomenti, print è una di quelle funzioni che accetta un numero variabile di argomenti, cioè noi possiamo chiamarla senza niente, in questo caso, siccome print è fatta per scrivere qualcosa sullo schermo e poi andare a caporiga in automatico, se non metto niente mi salta una riga, perché non scrivo niente e va a caporiga in pratica. Se invece do delle cose da scrivere, come potrebbe essere una stringa, facciamo il famoso ciao mondo, io posso lanciare a quel punto il mio script chiamando l'interprete di Python con il suo nome e usate Python 3, da voi adesso userò Python 3 anch'io per essere sicuri che sia il 3, e il nome del file. A questo punto mi compare, viene eseguita l'istruzione che ho dato, che in questo caso scrive a schermo ciao mondo. Il print è un comando fondamentale, una funzione fondamentale, perché in mezzo a un programma, anche se stiamo facendo un programma che ha un'interfaccia grafica o un gioco o qualcosa,
ci permette l'output che abbiamo sul terminale, è molto utile per scrivere passaggi intermedi, cose, eccetera. Imperativo esegue in ordine, questo vuol dire che se io aggiungo altre istruzioni, per esempio 2, 3 e 4, queste vengono eseguite in sequenza, ma penso sia abbastanza intuitivo per tutti. Non ho chiesto una cosa, quanti hanno esperienza con linguaggi di programmazione, anche piccola, giusto per farmi un'idea. Ok, quindi insomma siamo, posso anche andare un po' più veloce. Oh. Ok. Perfetto. Posso andare più veloce o un po'? No. Resto così, va bene, va benissimo. Allora, lasciamo tutto allora. Cancelliamo qualcosa però. Vediamo un'altra funzione, la seconda. Queste sono le prime, vediamo solo due funzioni prima di introdurre cos'è veramente una funzione barra subroutine, perché sono l'essenziale proprio. Un'altra funzione, come c'è print per scrivere sul terminale, se noi vogliamo leggere qualcosa dal terminale possiamo usare input. Input è una funzione di Python che legge qualcosa dal terminale. Se noi la chiamiamo così, senza parametri, anzi, facciamo una cosa, quando dobbiamo sperimentare con le cose, apriamo un prompt, lanciamo, cioè apriamo un interprete, lanciamo Python e proviamo, mettiamo input. Vediamo che adesso si è, tra virgolette, bloccato, cioè sta aspettando, sembrerebbe qualcosa. Cosa sta aspettando? Input, chiaramente. Quindi io posso scrivere qualcosa, dare invio. Quello che viene scritto dopo è il valore che viene ritornato dalla funzione. Infatti le funzioni possono accettare parametri, ma possono anche ritornare dei valori. Questo vuol dire che noi, per esempio, possiamo utilizzare il valore che ha in qualche modo elaborato, che ha ottenuto la funzione, dentro la funzione è una scatola, tra virgolette. Cioè noi la chiamiamo, lei fa cose, in base a quello che c'è scritto dentro la funzione, noi adesso non sappiamo, input non è una funzione, possiamo ispezionare in un certo senso, ma possiamo scrivere funzioni nostre, vedremo più avanti. Posso macinare, fare cose, un po' una scatola nera, un macchinario, e alla fine sputa fuori qualcosa. In questo caso la funzione input cosa fa? Legge da tastiera, io adesso non sto schiacciando niente, lei sta aspettando, io posso digitare, nel momento in cui schiaccio invio, lei smette di aspettare l'input, compatta su tutto, mi ritorna una stringa che è un tipo di dato, vedremo tra poco, e questo viene riportato come valore di ritorno della funzione. Posso anche, sempre dall'interprete, proviamo, chiamare input con dei parametri. Come posso chiamare print con una stringa da scrivere a schermo? Posso, per esempio, se sto chiedendo all'utente, non so, il prezzo della casa, sparo lì, punto di domanda, posso scriverlo all'interno, darlo come parametro della funzione input. A questo punto la funzione input cosa farà? Mi scriverà a schermo quello che ho scritto io prima, giusto per dare un'indicazione all'utente di cosa sto richiedendo, e mi permetterà dopo, successivamente, in questo caso probabilmente sarà un numero, di inserire un valore e mi ritornerà sempre quel valore, solamente quel valore, niente il testo che ho inserito. Ci sono altri parametri, posso dare un valore predefinito, nella documentazione c'è tutto, non ci interessa al momento. Vediamo adesso però cosa farcene di questi input, perché ok, se io adesso qui nel mio programma chiedo un numero all'utente, facciamo così, usciamo dall'interprete e eseguiamo lo script, io chiedo un numero però non succede niente, cioè io ho chiesto il numero, la funzione ha fatto il suo lavoro, è ritornata, però io l'ho buttato via il valore di ritorno, quello che ha inserito l'utente. Il valore di ritorno di una funzione, e non solo, può essere assegnato a quella che viene chiamata una variabile. E qui introduciamo un concetto molto importante di tutti i linguaggi di programmazione imperativi. Le variabili. Le variabili, per chi è nuovo alla questione, all'inizio potrebbero essere un po' una cosa un po' strana. Possiamo vederle come dei contenitori di informazioni. Immaginatevi un treno che ha i vagoni attaccati dietro, per contenere cose. Una cosa importante è che le variabili hanno un tipo, cioè l'informazione è di diversi tipi. Io posso avere un numero, posso avere una stringa che è una sequenza di caratteri, un testo, dalla Divina Commedia intera
ha la parola numero, come quella lì messa tra virgolette. Questa è una stringa. È una stringa che io non assegno a nessuna variabile, la creo al momento e poi la do alla funzione. Ma volendo avrei potuto assegnare alla variabile Pippo questa stringa e chiamare input con il valore di Pippo. Pippo in questo caso è una variabile, è una variabile di tipo stringa, cioè contiene valori di tipo stringa, e ciò possiamo sperimentarlo aprendo l'interprete, assegnando un valore a una variabile e chiedendo con la funzione type, adesso magari faccio una figura, no, me lo sono ricordato, la funzione type è un'altra funzione come print e input che ci dice il tipo di una variabile. In questo caso ci dice che, diciamo stare class, è una stringa. Se io per esempio avessi Pippo 2, e notate che le variabili possono contenere numeri, tuttavia non come primo carattere, questa è una cosa importante, in più o meno in tutti i linguaggi, Pippo 2 è un numero, assegno un numero a Pippo 2, se chiedo il tipo di Pippo 2 è un int. Un int cos'è? Un numero intero. Posso avere anche numeri non int, quindi Pippo 3 è 87,6, in questo caso Pippo 3 è un float. Cosa vuol dire float? Vuol dire virgola, floating point number, cioè numero a virgola mobile. Non entriamo nei dettagli, secondo me non è rilevante in questo momento. Vuol dire un numero con la virgola, in pratica. Tutti quanti hanno messo le mani su Arduino qua? Quanti non conoscono i tipi delle variabili classici? Due, ok. Quindi facciamo un ripassone, che non fa mai male. Tra i vari tipi di variabili, appunto, abbiamo visto, abbiamo le stringhe, abbreviate con il nome str, gli interi, i float, e diciamo che questi sono i tipi principali finché non introdurremo strutture dati tipo liste, dizionari e cose varie. Un altro tipo, tra virgolette, una cosa un po' particolare, interessante, è il non. Cioè se io a, stavolta lo chiamiamo Gianni, assegno non, questo è un valore particolare. In questo caso il tipo di Gianni è di tipo non type, cioè non ha tipo, e questo tipo contiene un valore ma non lo contiene, cioè contiene, può contenere solo un valore che è non. Se ho una variabile di tipo non, nessuno, che vuol dire nessuno in pratica, il contenuto è nessuno in un certo senso. A cosa serve sta cosa, vi starete chiedendo? No, ah, quella è un'altra cosa che dopo avevo. A volte ho una funzione magari dove ho dei parametri opzionali, per esempio, vedremo più avanti. Comunque un altro tipo importante che stavo per dimenticarmi infatti è il booleano, cioè chiamiamola Gianni 2, è uguale a true maiuscolo, può essere uguale a true o a false. Questi sono due valori possibili di una variabile booleana. Una variabile booleana può essere o true o false. Se andiamo a vedere il tipo, è classe bool, boolean, quindi questa variabile può contenere esclusivamente true o false. Sì, ecco, questo è quello che succede, tra parentesi, se dite a Python qualcosa che non gli va bene, giusto perché sappiate. Una cosa che ho detto all'inizio è che Python è un linguaggio dinamicamente tipizzato. Questo vuol dire che se Pippo, se notate qua, è ancora, io non l'ho cambiato, è rimasto quello, è sempre quella stringa lì, ok? Se qui vedete del simbolo, la virgoletta singola, è perché per Python è indifferente utilizzare una virgoletta singola o doppia per rappresentare stringhe, cioè la variabile tipo A. Se è una stringa posso anche dichiararla così. Una stringa può essere anche contenuta tra virgolette singole. E penso ci sia un dibattito anche lì su quale delle due è meglio, io fate quello che volete. Non è quello l'importante. Una cosa importante, allora intanto abbiamo detto che si chiamano variabili e il nome dovrebbe suggerire il fatto che io posso variare il contenuto di una variabile. Questa è un po' la chiave della programmazione, cioè... Ho toccato il cavo per sbaglio. Cioè, per elaborare delle informazioni, svolgere qualcosa, io solitamente opero con dei dati.
e tranne programmazione funzionale di solito devo fare delle operazioni su questi dati, cioè devo modificarli, per esempio, non so, una lista di numeri, devo fare la somma di tutti i numeri. Dove tengo il risultato mentre la faccio la somma? Mi faccio una variabile chiamata somma, che può cambiare nel tempo, e inizio a percorrere tutti gli elementi della lista uno dopo l'altro e inizio a sommare un valore alla, dopo l'altro alla somma, ogni volta aggiornando la somma. Quindi somma è un contenitore di informazione che, il cui contenuto cambia nel tempo. Se infatti adesso riprendo Pippo, che ha ancora lo stesso valore che avevo assegnato prima, e se posso, volendo, cambiare il contenuto, assegnare un valore diverso. Adesso inserisco dentro la variabile Pippo la stringa ciao mondo. Adesso Pippo ha nell'interprete, se volete ispezionare il contenuto di una variabile, potete scrivere semplicemente il nome della variabile e dare invio. Pippo in questo momento contiene ciao mondo, è cambiato, il contenuto è variato, perché è una variabile. Prima ho detto che Python è un linguaggio dinamicamente tipizzato. Questo vuol dire che, a differenza di altri linguaggi di programmazione, una variabile può cambiare il proprio tipo in mezzo al programma. Questa è una cosa a volte utile, a volte è una zappa sui piedi. Io, se adesso Pippo, posso assegnare il valore 3. Pippo non è più una stringa. Pippo adesso è un int. Così, non c'è molto da dire e discutere, si può fare. Vediamo un po' cosa possiamo fare con questi, valori. Proviamo a fare un programma che somma due numeri, che chiede due numeri in input all'utente e restituisce la somma. Semplicissimo, però iniziamo a muoverci un po'. Allora, ci saranno due numeri, quindi avremo bisogno di due variabili. Chiamiamole A, no, questo mi ha generato tutto, e B. Adesso A e B io potrei assegnarle arbitrariamente nel mio script e poi calcolarmi la somma, però vogliamo chiedere all'utente, quindi chiediamo attraverso la funzione input un valore per A e B. Chiediamo A, punto di domanda, scegliete voi cosa scrivere, come scriverlo, come formattarlo, e chiediamo B. Quindi chiamo la funzione input facendo comparire la stringa A, punto di domanda. In questo modo l'utente sa che gli sto chiedendo A, gli comparirà la richiesta praticamente, e il risultato della funzione vado ad assegnarlo alla variabile A. Faccio la stessa cosa per B. Queste due operazioni vengono eseguite in sequenza, di nuovo perché è un linguaggio imperativo, cioè uno dopo l'altro. Proviamo a scrivere anche i contenuti. Sì. C'è un abbreviatore di test per i comandi? Se ad esempio se faccio in e lui mi dà il put o il print e mi finisce in T, cioè come il tab per quando scrivi sul terminale, oppure... Dipende dall'editor. In interprete sì, c'è l'autocompletamento. Se adesso vado qui, inizio anche a scrivere per esempio una variabile, faccio tab, completa. Se non so quale... sì, print lo fa. Se no dipende dall'editor, certamente. Bluefish lo fa. Ok, Bluefish funziona con Python. Ok, buona sapere. Ah no, ok, sì, Bluefish, mi sbaglio con BlueJ perché è quello di Java, ho detto cosa c'entra, perfetto. Ok, proviamo a scrivere il valore di A, anzi facciamo qualcosa in più, abbiamo detto che print può accettare più parametri. Siccome se adesso scrivo così, mi compare il valore di A e il valore di B uno sotto l'altro, ma faccio fatica a distinguere qual è, non mi ricordo cosa avevo scritto prima. Scriviamo prima anche che A è uguale, virgola, adesso vediamo un po' cosa vuol dire, e mettiamo un valore. Adesso io sto dando alla funzione print due parametri. Questo è il primo parametro, che è una stringa, quindi print scriverà una stringa, e se dopo metto una virgola posso dare un secondo parametro. Ci sono funzioni che accettano un numero predefinito di parametri, quindi per forza devo darne 2 o 3 o 0. Ci sono funzioni tipo print che ne accettano infiniti. In questo caso tutti i parametri vengono messi consecutivamente uno dopo l'altro, cioè verrà scritta sulla stessa riga A uguale e il valore di A, come se avessi scritto in pratica A così, non fossi andato a caporiga e avessi scritto A di fianco. Se faccio così, oltre a non andar bene, se faccio così va a caporiga, cioè lui scriverà A uguale, andrà a caporiga e poi scriverà il valore di A. Se invece combino tutto quanto in un unico,
sprint mi fa il favore di unirmi i valori. Le variabili, una cosa importante, possono essere di tipi diversi in questo caso, quindi mi fa anche la conversione di tipo, che è una cosa che tra poco vedremo se vogliamo sommare questi due numeri. E così per sfizio scriviamo anche il tipo delle variabili, controlliamo un po' cosa sono queste cose, andiamo a ispezionare un po' cosa sta succedendo, ok? Scriviamo solo il tipo di A, perché ve lo dico io che input è da sempre lo stesso tipo in uscita, cioè una stringa, infatti non ci saranno molte meraviglie. Usciamo dall'interprete, per uscire non l'ho detto, o CTRL D oppure quit, cioè che è in realtà una funzione di Python, potete anche inserirlo in mezzo allo script per uscire, e lanciamo lo script. Ci chiede A, mettiamo che A è 5, ci chiede B che è 8, scrive che A è 5, B è 8 e non mi ha scritto il tipo perché devo mettere print type. L'interprete lo scriveva perché l'interprete, ricordo, scrive il valore di ritorno. La funzione type mi dà come valore di ritorno della funzione il tipo della variabile. Quindi devo scrivere il tipo, che è il valore di ritorno della funzione type della variabile. Infatti ho sbagliato lì, se ripetiamo, 1, 2, eccolo qua. Vediamo che A ha letto effettivamente 1, B è 2, però sono stringhe. Cosa succede se noi proviamo a sommare A e B? Penso non ci sia niente di mistico, mettiamo che la somma, che è una nuova variabile che stiamo dichiarando in questo momento, si usa il termine dichiarare in programmazione, quando viene definita una variabile, cioè quando viene vista la prima volta dall'interprete barra compilatore. Se io provo a dire che somma è uguale ad A più B, vediamo che non succede proprio quello che ci aspettiamo, cioè A è 7, B è 12, non ho scritto la somma, questo è importante, scriviamo la somma, somma uguale a, e scriviamo il contenuto della variabile somma, mettiamo che A è uguale a 7, B è uguale a 12, la somma è 712. C'è qualcosa che non va, perché? Perché l'operatore più, questo si chiama operatore ed è un altro dei costrutti di un linguaggio di programmazione, nel momento in cui si trova due stringhe, cosa fa con due stringhe? Le concatena. Cioè, infatti, per esempio, se volessi scrivere ciao mondo a schermo, facciamolo, mi apro un'altra cosa con l'interprete, visto che lo usiamo spesso. Se noi dichiariamo due stringhe, per esempio A è uguale a ciao e B è uguale a mondo, noi possiamo nella variabile C, per esempio, concatenare A più uno spazio, quindi possiamo mettere anche una variabile creata al volo, più un'altra variabile. Se adesso scriviamo C, oppure va a scrivere C e basta, vediamo che sono state concatenate, cioè la sequenza di caratteri di A è stata presa, messa lì sul tavolo, messa dentro la variabile C, dopo è stato aggiunto uno spazio dopo, e dopo è stato aggiunto il contenuto di B. Noi però, se vogliamo sommare numeri, non vogliamo questo. L'operatore più che noi vogliamo è quello che agisce sui numeri, sulle variabili tipo intere, ok? O su variabili tipo in virgola mobile, non è rilevante in questo momento. Quello che importa è che noi vogliamo convertire da una stringa a un numero intero per farci operazioni. Per fare ciò, basta scrivere, per convertire da un tipo all'altro, il nome del tipo e mettere dentro le parentesi la variabile che vogliamo convertire. Quindi in questo caso noi convertiremo A e B al volo, tra virgolette, nel momento in cui facciamo la somma, in valori di numero intero. Possiamo anche, volendo, convertire in int nel momento in cui, subito dopo aver chiesto il valore, quindi A e B sono subito delle variabili di tipo numero intero. Cioè noi chiamiamo, in questo caso si legge al contrario, no? Si legge come in matematica, prima le parentesi più all'interno si eseguono. In questo caso, a parte quelle dei parametri, che sono un caso eccezionale, questo è il contenuto dei parametri. In questo caso prima viene eseguita input. Il valore di ritorno di input, che è una stringa, che è il valore letto dall'utente, viene passato come parametro tutto questo. Questo diventa equivalente a un valore, questo si trasforma in un valore. La funzione input con dei parametri si trasforma in un valore nel momento in cui viene eseguito il programma. Tutto questo viene dato in pasto alla funzione int, che converte in intero. Vediamo magari singolarmente, presa a sé stante, la funzione int. Se noi alla funzione int diamo già un intero, non fa niente, perché giustamente non deve far niente, gli abbiamo già dato un numero. Se noi diamo una stringa che contiene un numero alla funzione int,
Vedete che non ci sono le virgolette intorno a questo 5? Perché è stato trasformato in un numero. Allo stesso modo, se noi chiamiamo la funzione str, possiamo convertire da qualsiasi tipo a stringa. Questo è molto utile quando vogliamo costruire una stringa, magari dobbiamo scrivere in un file, vogliamo scrivere un log, per esempio, cosa è successo nel programma, vogliamo scrivere, non so, l'utente ha inserito, e vogliamo scrivere il numero che ha inserito l'utente, abbiamo un int. Dobbiamo creare una stringa da scrivere nel file, però dobbiamo inserirci un numero. Se noi concateniamo a una stringa un numero, a Python non piace, perché è una cosa eterogenea, non va, cioè l'operatore più non è definito tra una stringa e un intero. Cioè, cosa dovrebbe fare con Python con una stringa e un intero? È come chiedergli di sommare, sì, due cose completamente diverse. Ci sono linguaggi che lo fanno, tipo JavaScript, molto criticato. Diciamo che secondo me questo è un buon approccio ed è giusto così. Se invece uso la funzione str, per esempio, se gli do una stringa, come sempre non fa niente, vedete che ritorna sempre con le virgolette, quindi questa è una stringa. Se invece do un numero, mi ritorna una stringa contenente quel numero. Cosa succede se a int do qualcosa, una stringa che non contiene un numero? Errore, giustamente. Che numero è, ciao, non si sa, non lo so. L'iterale non valido per int in base 10, cioè lui aveva provato a cercare un numero in base 10, perché potrei anche convertire un numero esadecimale, quelli hanno lettere dentro, lui il default giustamente fa in base 10, cioè numero decimale, lui non sa che razza di numero è, ciao, giustamente. Quindi adesso abbiamo aggiunto questa conversione, abbiamo calcolato la somma. Qui non si può fare qui. Senza entrare in cose complesse. Questa si chiama. Ogni riga di Python e ogni riga di un linguaggio di programmazione, su C c'è il punto e virgola per delimitarle, cioè volendo possiamo inserire più cose sulla stessa riga, ma tutti, a meno che uno non ha dei motivi strani. Di solito si fa un'operazione per riga. Ogni riga si chiama statement, cioè affermazione in un certo senso, frase, cioè. Fai questo. Questo, i statement sono di vario tipo. Questo è uno statement di assegnazione, cioè io sto dicendo al linguaggio voglio assegnare un valore, che è questo, questa parte qui, a una variabile, che è questa, dall'altra parte dell'uguale. Da notare un'altra cosa, essendo un linguaggio di programmazione imperativo, se io adesso cambio A qui, e ha dato il valore 8, magari prima l'utente aveva inserito 7, la somma non cambia. Non è come in matematica. Intanto in matematica non abbiamo variabili. Se in matematica scriviamo che C è uguale a 7, dopo in mezzo al problema possiamo scrivere che C è uguale a 8, perché C era 7. Qui cosa succede su Python? Ad A viene assegnato il valore 8, quindi cambia il valore di A e diventa 8, ma la somma non cambia. La somma resta A più B nel momento in cui A era quello che era in questo momento, quindi se l'utente aveva inserito 7 è 7. Facciamolo, lasciamo anche lì scritto come prova delle mie affermazioni. Proviamo a eseguire il programma, ci chiede A 10, B mettiamo 70, la somma è 80, poi abbiamo scritto di nuovo A che è 8, ecco, abbiamo avuto anche il duplice vantaggio, sotto avevamo del codice che si scriveva il valore di A, abbiamo notato adesso che A è uguale a 8, nonostante la somma sia stata calcolata con il valore di A che aveva prima, che era 10. Alla fine A era 8, B era 70, è rimasto invariato. E adesso vediamo che A è di tipo int, qui. Ok, altre variabili tipo booleano, eccetera, sono utili per cose che vediamo adesso con gli operatori condizionali. Cioè, bellissimo il nostro programma, fa la somma di due numeri, però cioè, è un po' basilare, insomma, non fa sempre quello alla fine, chiede due numeri, fa la somma e sputa fuori, basta. Come possiamo fare se per esempio vogliamo eseguire operazioni diverse in funzione di un valore che ha inserito l'utente? Possiamo usare uno statement if, un blocco if, anzi. Un if cosa fa? Dice il nome dall'inglese. If vuol dire se, cioè è un modo per dire a Python di eseguire qualcosa se e solo se avviene una certa condizione.
o meglio se quello che scriviamo dopo di fianco all'if viene, in pratica è un true booleano. Una cosa importante, se noi abbiamo due variabili, lavoriamo sull'interprete adesso per sperimentare, abbiamo una variabile A che è uguale a 6 e B che è uguale a 8, ok? Come ci sono gli operatori? Beh, non li dimostro tutti, come c'è il più, c'è anche il meno, c'è la diviso, la per e il modulo che fa il resto della divisione, non penso sia necessario che faccia un programma con ognuno di quelli. Come ci sono operatori di operatori classici matematici o di concatenazione, abbiamo visto che il più concatena anche, ci sono quelli che vengono chiamati operatori di comparazione, cioè io posso chiedere A è uguale a B. Cosa ho schiacciato adesso di brutto? Falso, ok. Mi scrive falso. Come vedete questo è un doppio uguale, è molto diverso da fare A uguale B. Se io faccio A uguale B, qualcuno sa dirmi cosa succede? È un'assegnazione, quindi A prende il valore di B, quindi A diventerà 8. Provare per credere. Eccolo qui. Ritorniamo con A uguale a 6. Se io invece uso il doppio uguale, che è un operatore diverso, è una cosa completamente diversa, cioè questo è Pippo e questo è Gianni, sono due completamente diversi, anche se si assomigliano un po' ed è facile confondersi all'inizio, io vado a effettuare un confronto e questa cosa viene evalutata in un true. È un operatore un po' come il più, se vogliamo, perché il più cosa fa? Prende due valori e lo trasforma in uno, cioè fa una somma, come la divisione, anche la divisione e moltiplicazione. Questo prende due valori che possono essere di qualsiasi tipo a patto che siano dello stesso tipo, ovviamente, perché non posso confrontare mele con pere o mele con banane, e guarda se sono uguali, nel caso di stringhe se la stringa è uguale, se hanno lo stesso contenuto, nel caso di numeri se sono lo stesso numero, nel caso di numeri in virgola mobile, un po' brutta la questione perché ci sono le questioni di imprecisione, se il numero è uguale non sempre funziona, non vi consiglio di fare comparazioni con numeri in virgola mobile incontrollate. Facciamo la prova, se io mi chiedo invece se adesso A lo pongo uguale ad 8 e mi chiedo se A uguale a B, B era 8 mi ritorna true, ok? Posso innestare queste, posso creare diciamo istruzioni chiaramente come in matematica, per esempio posso fare ho A che è 5, B che è 3, C che è 8, posso chiedermi se A più B è uguale a C, quindi posso lavorare con espressioni, fare con le parentesi do un ordine di precedenza, eccetera eccetera. Posso andare dentro di quanti livelli voglio, se qua ho per esempio voglio sommare A a B più 8 meno 4 più 2 più 2, contortissima, però fa true. Questo per capire, posso dirci true da solo è un valore in sé e possiamo lavorare anche con un true. Se adesso tutta sto po' di roba qua lo racchiudo in parentesi, quindi prendo tutto questo che è un true, posso fare delle operazioni anche con i booleani. Le più note sono AND, OR o NOT all'inizio. Se faccio NOT mi viene negato, se faccio una AND con un altro valore booleano tassativamente mi ritornerà, penso lo sappiate, questo non serve che lo spiego, mi ritornerà true se entrambi sono veri. Se faccio una OR basta che uno qualsiasi dei due sia vero per darmi true. Con l'AND invece, se qui davo falso, uno è vero, uno è falso, da falso. Questo è utile negli if, perché? Perché l'if alla fine cosa fa? Tutto quello che scriviamo dopo l'if noi vogliamo chiederci se A che è inizializzato a 6 e B che è inizializzato a 8, ci chiediamo se A è uguale a B, l'if cosa fa? Prende tutto questo, in C è tassativo mettere le parentesi qui, ed effettivamente è più chiaro, però di nuovo Python è meno verboso come linguaggio, quindi ci permette di non farlo, però sappiate che tutto quello che viene da questo carattere qua, dallo spazio dopo l'if fino ai due punti, che tra poco vediamo cos'è sta cosa, questo viene valutato con un'unica espressione. Viene questo, cosa che il risultato dà questo operatore? Prende due variabili dello stesso tipo e dà un true o un false, dipende se sono uguali, quindi un valore tipo booleano. L'if cosa si aspetta? Qui un booleano, quindi ci siamo. Volendo potrei fare cose più complesse, a volte vorrei eseguire un if solo se A è uguale a B
end a è uguale a 7, per esempio. Questo è molto utile, una cosa che si fa spesso. In logica di bool valuto questa vera, sono entrambe vere? Sì, bene, allora tutto questo è vero, l'if lo vede e esegue. Oppure con la OR, se mi basta che una delle due, per esempio, o A è 7 o A è uguale a B, una delle due, mi fa scattare questo blocco. Cosa ho scritto dopo? Ho messo un due punti. Un due punti è un modo di dire a Python, ok, qui inizia un nuovo blocco. Cos'è un blocco? Un blocco è una sequenza di istruzioni, un'altra sequenza di istruzioni che va obbligatoriamente identata, un'identazione, l'editor se guardate me lo fa da solo, se io vado a caporiga qua, mi mette da solo uno spazio. Se Python non trova l'identazione, fate anche se usate l'interprete, dovete mettere l'identazione nell'interprete, se no l'interprete facciamo un if stupidissimo che viene sempre eseguito, if true, sempre. Qui non basta che scrivo, devo tabulare anche qui col tasto tab, l'editor, alcuni editor inseriscono in base alla configurazione proprio il carattere tab, che è un carattere nella codifica hash, altri inseriscono un numero di spazi, io vi consiglio di usare spazi perché persone che usano editor diversi possono avere configurazioni diverse per la lunghezza, vedete il codice è tutto diverso. Su Python è meno un problema, su altri linguaggi sì, ma anche su Python in realtà. Se potete configurare l'editor vi consiglio, configurate 4 spazi, vanno bene per Python, che il tab viene trasformato in 4 spazi. Tutto quello che c'è qui devo inserirlo per forza. Se io uso un if true e non metto, mi dà un errore di indentazione. Anche se avessi messo un'istruzione qualcosa, mi dà errore di indentazione, vedi? Mi aspettavo un blocco indentato. Mi dice anche qual è stato il problema, per fortuna. Ok, passo cos'è? Non fa niente, è un'istruzione che non fa niente. Perché serve? Perché se non lo metto qui è un blocco vuoto. Vedete, il mio editor mi fa il favore di leggermi gli errori prima ancora di eseguire il codice, di prevedermi un po' gli errori di sintassi. Qua dice ho trovato un end of file prima del previsto, mentre controllavo il file, cioè mi è finito il problema, è morto qua. Cioè io mi aspettavo qualcos'altro, perché effettivamente un if inizia un blocco, deve esserci qualcosa. Altri linguaggi, per esempio C, hanno una sintassi del genere, cioè io uso le parentesi graffe per delineare un blocco. Chiaramente a Python non piace, lui non sa cosa sia sta roba, sintassi invalida, giustamente, però solo per farvi capire. In questo caso in C, se per esempio sto scrivendo del codice, sto sperimentando, intanto sto buttando giù, che succede spesso quando uno sta facendo un programma, no? Fa un po' di brainstorming, butta giù le idee, magari intanto imposta la struttura, però non riempie subito, cioè io preparo un if lì, so che dovrò riempirlo, però mai però non è rilevante, un if che controlla se è successo qualcosa di brutto, per ora non sto ancora facendo un prodotto finito, voglio solo testare, non mi interessa controllare che sia successo qualcosa di brutto, voglio tanto lo metto lì così mi ricordo di implementarlo dopo, perché è importante il controllo degli errori, però intanto lo lascio vuoto. Su C basta che faccio un blocco così, insomma metto, apro e chiudo una graffa, anche così non importa. Su Python devo, nel blocco, il blocco due punti deve esserci sempre, uso un pass semplicemente, dico vuoto il blocco, per ora non fa niente, nessun problema. Ok, abbiamo detto che qui dentro, tutto quello che succede qui dentro viene eseguito solamente se avviene questa condizione. Facciamo un esempio veloce, non mi metto a fare di tutte le combinazioni eccetera, perché penso che sia abbastanza intuitivo, c'è qualcuno per cui non è intuitiva la cosa. Perfetto, quindi facciamo una prova. In questo caso le abbiamo chiesto se A è uguale a B oppure A è uguale a 7. Cosa vi aspettate da questo programma? E infatti non fa niente. Se adesso mettiamo che A è uguale a 7, A è uguale a 7 però A non è uguale a B, però è sufficiente che A sia uguale a 7, scrive ciao. Come facciamo? Se noi volessimo eseguire qualcosa se la condizione non è avvenuta, potremmo fare un altro if se A era diverso, questo è l'operatore per il diverso, punto esclamativo uguale da B, oppure A è diverso, no, aspetta adesso faccio casino, and A è diverso da 7, e qui metto qualcosa che viene eseguito in caso contrario, senza diventare matto, else. Cosa succede con l'else? Crea un nuovo blocco, deve essere identato allo stesso livello dell'if, tutto quello che succede qua, non ciao, mettiamo.
viene eseguito in caso in cui la condizione non si verifichi. In questo caso non si verifica perché A non è né uguale a B né uguale a 7 e infatti scrive non ciao. Perché l'identazione? Perché vedrete che di solito dentro un blocco non avete solo un print. Oddio, sarebbe male avere solo una riga, è una buona pratica di programmazione, però di solito scriverete tante righe dentro un blocco. Questo è utile perché io, se per esempio faccio varie operazioni, posso anche assegnare variabili qui in mezzo, tutto quanto quello che avviene, cioè per distinguere quello che avviene dentro all'if, io mi basta che guardo di quanto è identato, si dice, cioè di quanto è spostato a destra. Io so che tutto questo blocco di codice, siccome è identato, è spostato a destra di una tabulazione, viene eseguita con questo if. Posso avere if nestati, quindi per esempio qui controllo se A è uguale a B oppure A è uguale a 7. Voglio anche controllare se B è uguale a 8, per esempio. Questo ovviamente lo faccio solamente se questa prima condizione è verificata, perché questo if è all'interno del blocco di codice che appartiene a questo if prima. Quindi possiamo creare stati innestati uno dentro l'altro. Ok, vediamo un'altra cosa dopo le istruzioni condizionali e facciamo anche un programmino semplice così per giocherellare. Prima vediamo i cicli. Vediamo il while. Il ciclo while è un'altra direttiva, un altro statement e che mi crea un altro blocco. Scusate un attimo che controllo qual era il programma, se sono al passo oppure... Io madonna. Domanda. Sì. Quindi sono if, sì. Sono indentate tutte le sue cose da fare. Certo. La prossima che trova non indentata ritiene che non faccia più parte dell'if. Corretto? La prossima che trova non identata non fa più parte dell'if, a meno che non sia un else. In questo caso fa parte dell'if, nel senso non del blocco di codice che viene eseguito nel caso in cui questa sia true, valida, vera, ma nel caso in cui sia falsa. Ok? Un'altra cosa, diciamolo a questo punto, che si può fare, a volte devo controllare, devo fare per esempio, facciamo così, numero, lo chiediamo all'utente, voglio fare un programma che mi dice se il numero è maggiore di 0, minore di 0, uguale a 0. Usiamo un if chiaramente, perché scriviamo cose diverse in base a una certa condizione. La potrei fare if numero maggiore di, questo è un altro operatore, si chiama operatore di comparazione, usatelo solo con i numeri, non so neanche se funziona con le stringhe onestamente, non ha senso. Comunque questo compara, cioè il, qualcuno sa se funziona con le stringhe, con la lunghezza cosa fa? O ordine le sicure? Fa in base all'ordine alfabetico? Sì, ok. Non credo faccia asci. Ok, secondo me non, cioè io sono dell'opinione che nel senso un linguaggio così ad alto livello che ci permette di astrarre così bene vari concetti, quando lavoriamo in un ambiente così sia meglio, cioè avere dei comportamenti ben definiti. Cioè il maggiore lo uso con i numeri, se devo controllare se una stringa è sì, viene prima o dopo, anche lì, però cosa vuol dire prima o dopo, dipende dal criterio, non so. Comunque va bene, possiamo provare al volo, proviamo. Così che si fa, questo serve l'interprete. Se uso ciao, mi chiedo se è maggiore di ciao, dovrebbe darmi falso. Se ciao 1 è maggiore di ciao, mi dà true, quindi probabilmente controlla la lunghezza. E probabilmente, se io qui ci metto un A... A e B dove? Ah, qui, dici. A è maggiore di B, falso. A è minore di B, vero. Ok, potrebbe essere. Che faccia comparazione lessicografica, cioè carattere per carattere, eccetera. Ok. Non è una cosa. Di solito si usa gli alberi binari, negli ordinamenti su alberi binari. Certo. Io non è una cosa che uso spesso, onestamente, con le stringhe. Se devo comparare stringhe, preferisco avere una funzione che. Sì, ho presente, certamente. Lì, per esempio, in un linguaggio strutturato, io preferisco avere un,
un metodo, di solito l'oggetto, il contenuto della struttura dati aderisce a un'interfaccia che mi permette di chiedergli l'ordine, cioè di confrontare l'ordine con un'altra. Faccio una cosa un po' più, secondo me è più chiaro, però comunque si può fare effettivamente. Io, tra parentesi, Python lo uso, però non è il mio linguaggio principale, nel senso, è uno dei tanti linguaggi che uso, quindi non lo conosco fino in fondo perfettamente. Quindi queste cose magari, mi spiace, non so subito dire, però vedo che qui c'è qualcuno che comunque sa eventualmente fare delle lucidazioni. Io porto un po' quello che penso io. Poi se qualcuno ha domande o cose da dire, anche da aggiungere tranquillamente, più che volentieri, cioè vorrei che sia un talk abbastanza collaborativo. Stavamo dicendo, vogliamo controllare se un numero è maggiore, minore, uguale a zero, scrivere cose diverse. Posso fare così, non è, beh sì, ok, facciamo così, scriviamo maggiore di zero, se è maggiore di zero. Altrimenti dovrei controllare se il numero è uguale a 0, allora scrivo print uguale a 0, altrimenti se non è uguale a 0 e siccome sono qua sotto vuol dire che non era neanche maggiore di 0, può essere solamente minore di 0, scrivo che è minore di 0. Ho messo due punti di troppo. Sì, funziona, non è l'approccio più elegante. Potrei anche, tra parentesi, fare così, in realtà, cioè controllare singolarmente tutti i casi. Non è neanche questo, secondo me, più elegante. La cosa più elegante è usare, tornando alla sintassi di prima, quando ho un else e poi ho un if, cosa mi permette di fare Python, e non solo, altri linguaggi, trasformarlo in un elif, cioè else if. Questo come viene interpretato? Lui si chiede, il numero maggiore di 0? Sì. Ok, eseguo, fine. Tutto questo blocco viene saltato, tutto il resto viene saltato. Cioè se è maggiore di 0, se la prima condizione viene valutata true, viene eseguito questo e tutto il resto viene scartato e ripassa l'esecuzione qui. Quindi ho un print, va avanti da qua. Altrimenti prova il secondo caso. Si chiede, il numero è uguale a 0? Sì, esegue questo e va dopo il blocco. Se non è neanche uguale a 0, quindi questa viene valutata false, va all'else che cattura tutti i casi, cioè viene eseguito in ogni caso, cioè se questi entrambi i casi non sono scattati, viene eseguito l'else. E di elif quanti ne vuoi? Diciamo che rispetto al... qualcuno ha qualcosa da ridire? Su? No, ok, non ho sentito male. Sì. Cioè il blocco, quando tu dici salta tutto un blocco, quindi tutta l'elif e la else dopo appartengono al blocco del primo. Allora, questo è un unico costrutto, in un certo senso, un unico if, tra virgolette. Cioè queste parti else e elif di questo if sono in un senso, certo senso, agganciate. Quindi se una di queste viene valutata true, lui esegue quello che si trova sotto la condizione che è stata valutata true e salta tutto il resto delle le altre operazioni. Ok, ma non sarebbe più leggibile se tutto quello che sta sotto l'if fosse tutto indentato? No, perché in un programma grosso diventa un disastro, primo. Seconda cosa, ha più senso così in realtà, perché capisco il senso, perché uno potrebbe dire magari questo, come faccio a capire che questo appartiene a questo if visto che è sullo stesso livello? Esatto. Posso capire. Esatto. Il fatto è che un elif non può star da solo, cioè questo non esiste, è errore, infatti me l'ha colorato di rosso, come non può esistere un else da solo. Aspettate. Ho toccato di nuovo il cavo, scusate. Ok, anche l'else da solo dà errore, quindi se c'è un elif o c'è un else deve esserci un if perché sia codice valido, quindi è ovvio che questo elif appartiene a questo if e questo else appartiene a questo if. È una regola da sapere. Vediamo i cicli. Come l'if è uno statement che mi permette di eseguire un blocco di codice
condizionalmente, cioè solo se una certa condizione viene verificata, meglio, se una certa condizione viene valutata in true, c'è il blocco while. Il blocco while cosa fa? Esegue quello che si trova nestato nel blocco, cioè all'interno del blocco, finché questa condizione è vera. In questo caso, questo programma, se qualcuno vuole tirare a indovinare, si blocca all'infinito e la mia CPU in questo momento probabilmente non è felice perché sta interpretando, sta continuando a eseguire quel pass. Beh, oddio, non dovrebbe. Beh, sì, ha usato un po' di CPU, 96% di CPU. Questo in pratica si blocca qui dentro perché il while vede sempre true, il while continua sempre a eseguire il blocco non fa niente, quindi il programma non fa niente. Se io qui dentro ci scrivo un ciao, succederà una cosa bruttissima, questa, chiaramente, viene eseguito per sempre. Cosa posso fare però? Qui posso mettere una condizione e in Python abbiamo le variabili. Variabili sono contenitori di informazione, quindi posso inserire una condizione in base al valore di una variabile che posso cambiare nel tempo. Voglio scrivere ciao 10 volte. Conto uguale a 0, chiamiamola conto. Finché il conto è minore di 10, scrivo ciao e faccio che conto è uguale a conto più 1. Questo è il modo di incrementare una variabile. Altri linguaggi permettono di fare conto più più. Python no. Posso fare una cosa però un po' più corta, per fortuna, che è il più uguale. Cioè, è un'abbreviazione di dire a uguale a più 1 o più 2, più 3, quello che è, lo scrivere conto più uguale a 1. Quindi sommo questo alla variabile e riassegno il risultato alla variabile stessa. Cosa fa questo programma? Scrive ciao 10 volte. Guardiamo cosa succede alla variabile conto nel loop. Scriviamola di fianco a ciao, quindi come secondo parametro al print passiamo la variabile conto, vediamo che conto nel primo ciclo è 0, poi diventa 1, poi 2, poi 3, poi 4, eccetera, finché non arriva a 9. A quel punto qui conto era 9, qui conto viene incrementata, conto diventa 10, adesso conto è 10, il while viene rivalutata la condizione perché deve controllare se deve ancora eseguirsi ancora, vede che conto non è minore di 10 perché conto è uguale a 10 in questo momento. Potrebbe essere utile scrivere anche dopo, anzi alla fine del ciclo, due punti, e scriviamo conto alla fine del ciclo, giusto per far capire un po' a chi è nuovo cosa succede. Vediamo che ciao è 0, scrive conto è 0 all'inizio. Dopodiché viene incrementata 1, alla fine del ciclo diventa 1. Dopodiché siamo arrivati alla fine del ciclo con conto che è uguale a 1. Il while rivaluta la condizione, si chiede conto è minore di 10, 1 è minore di 10, sì, ok, andiamo avanti, va avanti 2, 3, eccetera, finché non arriva a 9. Conto uguale a 9, scrive appunto 9, l'abbiamo letto, incrementa di 1, conto diventa 10, alla fine del ciclo conto è 10. Il while rivaluta la condizione, vede che conto non è minore di 10 perché conto è uguale a 10, quindi è falso. Se avessi messo minore uguale, questo è il modo per fare minore uguale, invece l'avrei eseguito una volta in più, infatti viene eseguito 11 volte perché sono partito da 0. Questo è una delle cose che si sbaglia spesso quando si deve fare queste cose. Qui di solito, se voglio eseguire una certa cosa un certo numero di volte usando un while, o parto da 0 e uso minore con il numero di cose, o parto da 1 e uso minore uguale. Fatevi voi la matematica in testa del perché, adesso non sto qui a debuggare codice, a trasformarmi in un interprete. Cosa possiamo fare con questa cosa? Proviamo a fare il famoso programmino, quello dove il programma genera un numero a caso che noi non sappiamo. Noi dobbiamo indovinare a tentativi che numero è. Il programma ci dice due cose, cioè se quello che abbiamo iscritto è maggiore o minore del numero dato. Quindi noi abbiamo un po' un indizio, sappiamo se provare a sparare un tentativo un po' più basso o un po' più alto. Allora, senza guardare come si fanno i numeri casuali per ora, fissiamolo fisso. Mettiamo che il numero da indovinare è 53. Stiamo un po' barando, però per ora facciamo così.
Noi adesso dobbiamo chiedere all'utente, dobbiamo eseguire una cosa ripetitivamente, cioè dobbiamo continuare a chiedere all'utente un tentativo, un guess, come si dice in italiano? Cioè, quindi useremo un while. Per ora, per non saperne leggere né scrivere, mettiamo true. Intanto per testare, possiamo sempre interrompere il programma quando vogliamo, dopo ne so. Costruiamo il codice passo passo, no? Senza pensare tutto. Ragioniamo, intanto ci serve un ciclo che viene eseguito per un po' di volte. Cosa dobbiamo fare in questo ciclo? Dobbiamo chiedere il tentativo, lo mettiamo in una variabile chiamata tentativo, sarà un int, quindi convertiamo in int un input che chiediamo. Prova ad indovinare, scriviamo a schermo. E intanto proviamo a eseguirlo così, molto semplicemente. Mi chiede un numero. Posso inserire numeri all'infinito. Questo while è infinito, che adesso, ecco, quando do una stringa vuota mi dà errore perché non riesce a convertire una stringa vuota in int. Questa è una possibile falla del programma, poi vediamo come gestire gli errori, vedremo più avanti. Adesso devo fare qualcosa con questo tentativo. Dobbiamo controllare se è maggiore, minore o uguale al numero. Se è uguale abbiamo finito, quindi controlliamo subito. Se tentativo è uguale al numero, e qui vediamo com'è importante il nome delle variabili, perché se leggete questo codice, se avete un attimo il senso dell'inglese, cioè if tentativo uguale a numero, cioè proprio suona naturale, diventa proprio naturale capire cosa sta facendo un codice. Se questa l'avessi chiamata A, questa B, e qua mi fossi chiesto se A uguale a B, sì, funziona, però più chiaro così. Tentativo uguale a numero, scriviamo print hai indovinato, e volendo, per fermare un ciclo while o un ciclo in generale, vediamo che c'è anche un altro tipo di ciclo, possiamo non solo fare in modo che la condizione venga valutata false, ma possiamo anche usare l'istruzione break da sola, senza parentesi, senza niente. Questo è uno statement break. Nel momento in cui viene eseguito un break, il ciclo viene rotto. Cioè, ovunque io sono nel ciclo, lo rompo, vado avanti. Quindi se dopo qui notiamo l'indentazione allo stesso livello del while, quindi non appartiene al while questo print, se io rompo qui il while, quindi riesco a indovinare il numero, viene scritto che ho indovinato, viene eseguito break, il while viene rotto, quindi viene eseguito quello che c'è sotto al while, che in questo caso viene scritto fine. Devo coprire anche gli altri casi, usiamo l'elif. Se il tentativo era minore del numero, scriviamo troppo piccolo, così l'utente ha un indizio. Altrimenti posso fare un elif per essere più esplicito e dire altrimenti se il tentativo è maggiore, ma se siamo finiti qua dentro è perché è maggiore, cioè se non è uguale, non è minore, è maggiore, punto. In questo caso però dovrò scrivere che è troppo grande. Ok, proviamo a eseguirlo. Se io metto 10, troppo piccolo. Se metto 90, è troppo grande. Allora inizio a provare meno, troppo piccolo, la provo 52, troppo piccolo 53. Ho indovinato, il programma è finito. Questo è, diciamo, come si usano i cicli, un po' un esempio di un utilizzo di un ciclo. Vediamo adesso come generare un numero casuale. Cos'è questo? Questo è un altro statement di importazione. Cosa vuol dire importare? Vuol dire a Python che io voglio usare del codice, cioè delle funzioni usualmente, che sono state definite, create altrove. Sì, non so se introdurre... No, va bene così, dai. Importo random. Random cos'è? Random è una libreria o pacchetto o package, cioè è una collezione, un pacchettamento, una libreria, un insieme in un certo senso di cose. Cosa può esserci dentro a random? Vediamo, il mio editor dovrebbe darmi un po' di suggerimenti. Eccoli qua, un sacco di roba. Queste, come possiamo vedere, di solito in maiuscolo sono costanti, quindi queste sono delle costanti, ci sono dei valori numerici, una variabile. Queste sono delle funzioni, per esempio
Addirittura dovrebbe darmi una mano, esatto, dovrebbe darmi un po' di informazioni su riguardo quello che fa ogni cosa. Se avete un ambiente di sviluppo che vi dà un po' di autocompletamento e documentazione integrata, meglio. Ah, questo? No, questo in realtà randint è una funzione. Non saprei, onestamente, C è una classe, probabilmente. Anzi, è una classe sicuramente. K, non so come mai sia K, onestamente. Ottima domanda. Vabbè. No, non è una costante, queste sono funzioni. Randint è una funzione. Sono sicuro di questo. Queste sono, però qui mi mette F. Sì, no, è il mio editor questo comunque. Sì, non è rilevante, cioè non dovrebbe interessare, non c'entra con Python, per carità. Questo è il mio ambiente, non c'entra niente. È un editor generale, è Atom, è l'editor open source fatto da GitHub. È customizzabile, si può caricare un po' quello che si vuole, supporto a vari linguaggi. Ok, tra le tante funzioni c'è una funzione che si chiama randint. Mi dà anche una mano il mio editor, mi dice che questa funzione ritorna un intero casuale in un range da A a B, che include il range, è incluso entrambi gli estremi. E qui mi dice, lasciamo stare il self per ora, che, ho capito perché è K. Non entro adesso nel dettaglio. Praticamente, qui devo dare due parametri, A e B. A e B sono i due estremi, quindi se voglio un numero casuale da 0 a 100, inclusi 0 a 100, posso fare random.randint 0 a 100. Questa è una funzione. Il punto cosa vuol dire? Che io ho utilizzato, quando io metto il nome di un pacchetto, di una libreria, di un modulo, come vogliamo chiamarlo, e poi metto punto, vuol dire che sto accedendo agli elementi, al contenuto di quel modulo, di quella libreria. Randint è una funzione contenuta all'interno di random. Se io non importo random e non metto non, se io non importo random, questo dà errore. In realtà posso anche togliere questo. Giusto? No, non posso, scherzavo. Non con tutte le cose, ok. Perché per lo stesso motivo del self. Ok. Se io non tolgo l'importazione a random, lui non sa cos'è random. Non sa neanche, quindi non può sapere cosa c'è dentro a random, non sa neanche cosa, non può neanche sapere che random è un contenitore, un modulo, quindi devo chiaramente specificarlo all'inizio. Se io adesso lancio il programma, effettivamente io adesso non so qual è il numero, quindi devo proprio letteralmente giocare. Quindi proviamo 12, 13, 14, era 15 in questo caso. Quindi lui ha effettivamente generato un numero a caso. Se vogliamo provare a fare ciò, possiamo fare una cosa proprio brutta. Vediamo se effettivamente genera numeri a caso. Ho fatto un while all'infinito. Genera un numero a caso e lo scrive. Mi stampa una sequenza giustamente di numeri casuali. Ok, certo. Sì. Ci arrivo adesso. Parte fondamentale del corso. Andiamo a vedere cos'altro fa random. Andiamo su qualsiasi motore di ricerca, scriviamo Python random. Se non sappiamo neanche che esiste la libreria random, non sapevamo niente di Python, volevamo capire come generare un numero a caso, potevamo scrivere semplicemente chiedere a un motore di ricerca Python generare numero casuale. Cerchiamo su internet e si trova di tutto e di più, come vedete. Basta aprire un link qualsiasi, aperto questo è un articoletto, eccolo qua, proprio quello che abbiamo fatto noi. Andiamo a vedere cosa fa random. Quindi diciamo c'è Sì, le librerie di base si imparano, si potrebbe anche semplicemente fare un giro su questo sito,
docs.python.org e farsi un giro per le librerie principali nell'indice, se uno vuole star lì proprio a studiarselo bene. Ma un approccio secondo me più che valido per imparare è: voglio fare qualcosa, guardo già all'obiettivo, cerco, ovviamente devo, quando ho in mente un programma, cioè voglio fare un programma che non lo so, scarica immagini da Google e mi dà, me le fonde in un'unica, ok, devo ragionare a passi, cioè devo ragionare, ok, prima intanto mi servono degli URL dell'immagine da scaricare, gli URL come li ricavo e li devo risolvere quel problema che a volte scompongo in altri sottoproblemi. La programmazione è si presta molto a scomposizioni in sottoproblemi. Dopo quindi andrò a cercarmi, per esempio, non so, una volta che gli URL, come faccio a scaricare un file, allora vado a cercare Python come scaricare un file e vado a vedere, scoprirò una libreria che sarà URL lib in questo caso, che è la libreria che ha a che fare con gli URL, l'HTTP eccetera di Python, e andrò a vedermi degli esempi, documentazione. Se noi comunque andiamo nei docs.python.org, che contiene la documentazione di tutte le librerie che sono incluse nella distribuzione di Python predefinite, abbiamo un elenco di tutto quello che c'è nella libreria insieme a una descrizione. Ecco, io spero che siate messi bene con l'inglese perché è fondamentale queste cose. Cioè almeno io di solito cerco tutto in inglese direttamente perché si trova di più, ormai non so neanche più come siamo messi nel panorama italiano, che purtroppo quando si ragiona in altre lingue le cose arrivano tutte un po' in ritardo, le guide, i tutorial, documentazioni. Ci sono certe librerie che, tipo anche TensorFlow stessa, che è usata tantissimo, vabbè che è in ambito universitario di ricerca, quindi lì non c'è il problema dell'inglese di solito, però non sono minimamente documentati in altre lingue, cioè inglese, fine. Qui ci dice, ci dà un po' di descrizione, dice: questo modulo implementa un generatore di numeri pseudo casuali. Non entro nei dettagli di cosa vuol dire pseudo casuali, cercate su Wikipedia se siete interessati. Per gli interi, vabbè, ci dà un po' di descrizioni di cose varie, poi ci dice: ok, random ha questa funzione SID che inizializza lo stato interno. Il SID in un generatore di numeri pseudo casuali, diciamo, è il seme, appunto, la genesi di tutto. Se io in un programma inizializzo il SID sempre uguale, cioè faccio partire un programma, parte sempre con lo stesso SID, i numeri casuali generati saranno sempre gli stessi. Cioè parte da lì. Lui normalmente il SID lo prende da un tipo entropia nel sistema, cioè cerca di ricavare un numero casuale, per esempio dal tempo da cui è in esecuzione il sistema, dall'avvio, da non so, i movimenti del mouse dell'ultimo minuto, cioè cerca di non so, se non penso lo faccia. Comunque viene fornito dal kernel, penso su Linux vada direttamente a leggere dev random, mi sembra. Qui dentro sì, che è una cosa brutta che stampa cose a caso. Ok, ci dice anche, vabbè, queste non ci interessa, possiamo ottenere lo stato interno, settarlo del generatore, queste sono cose un po' avanzate. Vediamo, per esempio, qui c'è la randint, che è una funzione che ritorna un intero n, non so perché abbiano specificato n, perché hanno messo il constraint, tale che a sia minore o uguale di n minore o uguale di b, cioè un numero compreso tra questo intervallo, incluso, minore o uguale. Possiamo vedere anche che, per esempio, ci sono altre funzioni, per esempio randrange, non abbiamo ancora fatto le liste, neanche questi, random, per esempio la funzione random e basta ci dà un valore in floating point casuale nel range da 0 a 1. Io per esempio vorrei, a volte ho la necessità di generare un numero a caso uniforme, quindi la precisione tra virgolette più ne ho meglio è. Voglio generare un valore uniforme tra 0 e 20. Cosa faccio? Posso usare con la virgola tra parentesi, posso usare random e moltiplicarlo per 20, quindi ottengo un valore da 0 a 1, quindi al massimo sarà 1, al massimo sarà, il risultato sarà 20 perché l'ho moltiplicato per 20. Uniform mi dà è un altro tipo di funzione in pratica, che questa non l'avevo mai guardata. Ok, in pratica gestisce anche il caso in cui ho dato un estremo, che sia il primo estremo sia maggiore dell'altro. Comunque potete, come vedete, consultare la documentazione delle librerie e delle funzioni cercandole,
e vedete un po' quello che potete fare. Ci sono due approcci, appunto, uno si guarda tutto e dopo sa tutto, se è bravo a... La guida di Python 2.7, giusto? Può essere, come ho detto, Potrebbero essere diverse quelle di potrebbero essere diverse. Infatti qui c'è un errore, dovevo andare. matematiche sono standard, Sono sono diverse praticamente. dalle tangenti Basta per quelle importare mat. Sì, comunque mat mi importa una serie di funzioni, per esempio seno, coseno e tangente, eccetera. Per chi non volesse digitare ogni volta il nome del package, credo si possa fare from mat import everything. A questo punto, ok, questa è una cosa che si può fare se io uso, per esempio, nel caso di mat, le funzioni molto spesso e non voglio dentro una formula scrivermi ogni volta, devo fare, non so, la proiezione di un vettore, quindi avrò, oppure devo scomporre un vettore, devo fare, non so, vabbè, devo fare un po' di operazioni in trigonometria, devo fare mat sin di qualcosa più mat.cos di qualcos'altro più mat.quello che è tan, eccetera. E diventa un po', diciamo, lunga la questione. Posso fare da mat, from mat, import asterisco everything, tutto. Cioè adesso tutte le funzioni di mat si trovano nel mio spazio, diciamo, namespace. Non è, Python non ha il concetto del namespace, all'interno dello scopo. E posso chiamarle senza. Lo stesso potevo fare per random, from random import tutto. Qui posso togliere l'andint. Posso, appunto, esatto, importare solamente una funzione da random in questo caso. Cosa consigliata se devo usare solo una funzione da un pacchetto, perché altrimenti di solito si cerca di evitare in programmazione di intasare, in inglese si usa il termine clutter, di intasare cioè lo spazio di lavoro. In pratica mi ritrovo un sacco di simboli, nomi di funzioni costanti che magari non uso perché ho importato tutto quanto, che mi dà un fastidio perché magari voglio dichiararmi una mia variabile, una mia funzione con lo stesso nome e dopo faccio confusione tra quale sia quella corretta. Posso importare? Che sì, con la virgola, quindi così. Posso importare sia metodo randint che random e togliamo questa arma. Posso usare random che in quel caso ci generava un valore da 0 a 1, moltiplicare per 20 come dicevo prima, e in questo caso mi dà un valore casuale. Ok, vediamo l'ultimo, cioè finiamo quei cicli prima di passare alle funzioni guardando un altro tipo di ciclo che è il ciclo for, che adesso finché non introduciamo dal prossimo incontro le liste e le strutture dati in generale tipo i dizionari eccetera, magari potrebbe avere, cioè, poco senso. In realtà comunque è più utile anche se dovete, in certi casi in cui invece di usare while torna più utile il for. Il for cosa fa? Adesso devo raccontarvi la storia un po' a metà. Cioè, ci sarà chi lo sa già cosa fa il for in sé, però essendo che parto dalle basi, vado passo passo. Il for, in un certo senso, itera, cioè esegue il ciclo per ogni elemento all'interno di un insieme di elementi. Faccio un esempio concreto. Facciamo prima, non so cosa abbia il mio terminale oggi. Ok, questo programma dove ho scritto for numero in range da 0 a 10, scrivi numero, mi ha scritto i numeri da 0 a 9 perché questo numero non è incluso.
e cosa ha fatto esattamente. Range è una funzione che genera, non genera una lista, non è proprio una lista, è un iteratore, ma non importa, è comunque una collezione di elementi, è un insieme di elementi, è un insieme di elementi ordinati e contiene tutti i numeri da 0 a 10, escluso 10, quindi da 0 a 9 inclusi. La sintassi for nome variabile in collezione barra lista insieme è la sintassi del for, e permette praticamente di questa variabile che viene dichiarata prima dell'in, a ogni iterazione del ciclo assumerà il valore, in pratica il valore sempre successivo. Cioè, se io ho, come avete visto, dell'output del programma, in questo caso range contiene praticamente tutti gli elementi, range è una cosa del genere, facciamo una cosa del genere senza spiegare adesso più di tanto cos'è, eccetera. Range fa alla funzione di vettore? Non è proprio un vettore, cioè range è un range, non è un vettore. Al posto di range si può mettere un vettore, assolutamente. Infatti quello che stavo... Sì, si comporta, infatti, come se io... Range viene risolto in un certo senso in questo. Questo è una lista, vedremo la prossima volta nel dettaglio, non c'è niente di mistico, per carità. Se io faccio for numero in sequenza, io eseguo questo for tante volte quanti sono gli elementi di questo insieme che metto qui, che in questo caso è questo insieme qui, lasciate stare adesso la sintassi eccetera, ma concettualmente, e il numero a ogni iterazione del ciclo assumerà gradualmente il valore di ogni elemento. Quindi la prima iterazione il numero avrà valore 0, la seconda avrà valore 1, la terza avrà valore 2, poi 3, poi 4, poi 5, poi 6, poi 7, ho dimenticato un 8 e poi 9. Range, diciamo che non crea proprio una sequenza, come avete visto prima dall'interprete, è una cosa particolare, però per il for è indifferente, cioè è comunque vista come una sequenza. Range ci fa il favore, se devo generare una sequenza da 0 a 20 posso farlo in realtà anche qui, cioè da 0 a 10 posso farlo anche qui, adesso lo faccio fino a 4, però comunque lui funziona, esegue fino a 4. Range mi fa il favore che se devo arrivare fino a 200 per un qualche motivo me lo fa lui. Per fortuna questa cosa qui adesso riempirà tutto il terminale, però come vedete è arrivato fino a 200. È comodo perché per esempio devo leggere 10 numeri in input dall'utente, cosa faccio? Metto 10 input, vabbè, posso anche farlo. E cosa succede se un domani devo leggerne 200 di numeri? Faccio così. Adesso il for lo salto un po', cioè lo vedo un po' superficialmente perché ha più senso vederlo con le liste del prossimo incontro, però sappiate che se dovete eseguire, però mi interessa sapere questa sintassi qui, ci limitiamo a questa per ora, se dovete eseguire qualcosa un certo numero di volte, di solito il metodo su Python è questo qui. Vediamo l'ultimo argomento di stasera, che sono le funzioni. Noi prima abbiamo usato, per tutto stasera abbiamo usato print, abbiamo usato input, abbiamo usato randint da random, abbiamo usato varie funzioni. Creiamo adesso una funzione nostra. Usiamo uno statement define, dovrebbe stare per define. Creiamo una funzione che fa? Che eleva al quadrato un numero, facciamo che non, senza importare la libreria matematica, vogliamo elevare un quadrato al numero, vuol dire moltiplicare il numero per se stesso. Chiamiamola quadrato, la funzione, definiamo quadrato come una funzione, le parentesi tonde vuol dire che è una funzione, che accetta un parametro chiamato numero. Due punti, perché è un blocco, tutto quanto quello che è all'interno del blocco della funzione fa parte della funzione, quindi è codice che viene eseguito quando chiamo la funzione. In questo caso devo calcolare il risultato, lo assegniamo a una variabile, facciamo le cose un po' verbosamente giusto per essere più chiari, il risultato è numero moltiplicato per numero per se stesso, e vediamo un altro statement che è lo statement di return, cioè ritorno. Cosa ritorno? Ritorno il risultato dalla funzione. Ricordate come la funzione input e la funzione randint, dati dei parametri o anche non dati dei parametri, tipo input posso anche non dare dei parametri,
mi ritornano un valore che io in seguito all'esecuzione della funzione posso assegnare una variabile. Stessa cosa qui, io ho creato una funzione che accetta un parametro, perché? Perché qui c'è solo un nome di variabile. Se voglio accettare più parametri metto la virgola, in questo caso accetto 4 parametri: un parametro numero, un parametro A, un parametro B, un parametro C. Cosa sono questi nomi? Questi sono nomi, sono i parametri della funzione, cioè sono delle variabili, se vogliamo, perché effettivamente posso modificarle qui in mezzo, volendo, quello che mi arriva. Non ha senso, secondo me, io non vedo l'utilizzo di questa cosa, siccome ci si fa male e basta, tranne se uno vuole fare cose, trucchetti. Sono variabili, quindi io posso usarle come fossero variabili, come se praticamente io qui avessi definito che numero uguale a 5, e solo che in questo caso è fisso. Se invece dichiaro che questa funzione accetta il parametro numero, a questo punto il numero dipende da quello con cui viene chiamata la funzione. Con questo statement di assegnazione assegno il prodotto dei due numeri, il quadrato, alla variabile risultato e ritorno dalla funzione con risultato. Questo vuol dire che adesso, intanto, cosa succede se io eseguo questo? Niente, perché questo non viene eseguito, anche se io qui adesso mettiamo che ci metto un print. Questo non viene eseguito, perché questa funzione, io ho solo definito una funzione, ci ho detto guarda che la funzione quadrato accetta un numero, accetta un parametro, che all'interno del suo scopo, della sua, per quanto concerne il blocco della funzione, si chiamerà questo primo parametro numero, fa queste cose che ho descritto qui, e alla fine ritorna con risultato. Tra parentesi, una funzione può anche non ritornare nulla. Se ho una funzione, per esempio, che scrive ciao, che chiamo con molta fantasia, scrivi ciao, ok? Non accetta parametri, scrive ciao, basta, non ritorna, non devo mettere return, non devo fare niente. Se ho dei branch all'interno della funzione, dei branch si intende dei percorsi condizionali, quindi ho degli if o dei blocchi, posso utilizzare return da solo, senza niente, per in qualsiasi momento, come il break interrompe un ciclo, return ritorna dalla funzione in qualsiasi momento. Posso dare un parametro a return o posso non darlo. Se è una funzione che, e anche questa secondo me è un po' la zappa sui piedi dei linguaggi di programmazione dinamica, cioè su Python una funzione potrebbe, in base a quello che succede, o ritornare niente, o ritornare un valore, o ritornare una stringa, un interno, non si sa cosa ritorna, non si ha la garanzia di cosa ritornerà una funzione. Diciamo programmini così sperimentali eccetera, questo approccio alla programmazione è molto buono, cioè è molto interessante, permette di fare le cose più in fretta. Se dovessi fare un software che dovesse andare in produzione su un server 24 ore su 24 che fa cose eccetera, onestamente non userei un linguaggio di programmazione dinamica così, perché è facile dimenticarsi tra 10.000 righe di codice che quella funzione poteva non ritornare un intero, ma a volte ritorna o niente, e quindi nel momento in cui faccio A è uguale a non so se di errore onestamente, ma per esempio provo a convertire, non so, int, faccio, succede qualcosa, dopo vedremo più avanti con qualcosa di più complesso che dipende dal tipo di ritorno, anche per esempio semplicemente converto in int il ritorno di una funzione e questa funzione non mi ritorna niente, che può anche input in teoria, o anche, non so, la mia funzione scrivi ciao, se provo a convertire in int il risultato della funzione scrivi ciao è un errore. Se io ho una funzione, ho inizio ad avere un codice molto lungo, cioè una base di codice grossa, ho tante funzioni, la documentazione sicuramente o non c'è o non è aggiornata, perché succede sempre così, quindi sì, posso documentare cosa fa una funzione, ma bisogna essere bravi a tenere la documentazione aggiornata, rischio di non ricordarmi più cosa faceva eccetera, in mezzo durante l'esecuzione del mio programma, del mio server che tiene su magari, non so, una banca, qualcosa, succede quel caso imprevisto, quella svista, quella cosa di cui non mi ero accorto, e si blocca tutto, l'interprete dà errore a metà del programma in mezzo al ciclo perché è arrivato da internet un valore che non mi aspettavo, che non ha, eccetera, e sì, si blocca. Non, diciamo che non vuol dire che i linguaggi staticamente tipizzati tipo C, C++, Java
ovviano completamente questo problema, assolutamente. Secondo me permettono di risparmiarsi un po' di problemi, nel senso che in quei linguaggi lì io vado, per chi ha visto un po' di C, C++ su Arduino eccetera, devo specificare esplicitamente di che tipo è il valore di ritorno della funzione, e se dico che quella funzione ritorna un int, deve ritornare un int, non può ritornare un float, non può ritornare una stringa, non può non ritornare niente, deve ritornare un int tassativamente. E specifico anche di cosa devono essere i parametri di ingresso, cioè numero deve essere un int, non può essere una stringa. Questo dà una garanzia in più, secondo me, cioè il codice si autodocumenta. Io già leggendo il codice so che quella funzione me lo assicura il compilatore, perché non compila se non rispetto quello che ho detto. Mi dà la garanzia che quella funzione ritornerà sempre un int. Ok, vediamo, abbiamo definito questa funzione, abbiamo definito anche questa, scrivi ciao, torniamo come eravamo prima, vediamo di usarle. Proviamo qui a chiamare scrivi ciao e poi a scrivere il risultato di una chiamata alla funzione quadrato con il parametro, con il valore 5. Ok, si è eseguita. Lui, l'interprete, ha letto questa riga, ha detto ok, mi hai definito due funzioni che fanno questo, bene, non ha fatto nient'altro. Poi ha detto ok, andiamo avanti, perché è imperativo, quindi uno dopo l'altro in sequenza. Ha detto ok, adesso chiamo la funzione scrivi ciao, bene, è saltato qua e ha detto bene, adesso chiamiamo questa, scrivo ciao, perché la funzione mi dice di scrivere ciao. Poi è finita la funzione, ritorno, quindi ritorno qua praticamente. Adesso mi è chiesto di scrivere il risultato di quadrato, quindi io devo chiamare quadrato con il parametro, con un solo parametro, che ha valore 5. In questo caso quadrato viene chiamato e durante la chiamata a quadrato, questa qui, numero vale 5 in questo momento. Posso dimostrarlo scrivendo, facendo un print esplicito, che numero è uguale a 5 in quel momento in cui viene chiamata la funzione. Penso sia abbastanza intuitivo per tutti quanti. Perché si usano le funzioni? Perché è utile, a volte, diciamo, in un programma mi ritrovo molte parti ripetitive, anche solo, adesso no, per quello che abbiamo fatto finora in realtà non abbiamo fatto moltissimo. Per esempio il programma che abbiamo fatto prima, che avrei dovuto salvare, sul discorso del di indovinare il numero, abbiamo detto int 0 a 100, ok, quello che esegue all'interno del while, che è, ripassiamo un po', chiedere il tentativo convertito in int, e adesso io andavo a controllare se era giusto, potrei per esempio fare una funzione, questo non è che è codice duplicato, quindi non risparmio righe di codice, perché le funzioni di solito ci sono per risparmiare righe di codice, cioè per esempio ho un programma per 10 volte in mezzo al programma, non so, devo fare quella somma di numeri, ho 4 numeri, devo sommare, fare un'operazione matematica particolare con questi 4 numeri, posso definire una funzione che, dati quei 4 numeri, invece che ogni volta scrivere tutte quante le operazioni, che tra l'altro se le cambio in un punto poi devo cambiarle dappertutto, definisco una funzione all'inizio, dico questa funzione fa questa operazione e in mezzo al mio programma posso chiamarla. Un'altra cosa, un altro motivo per cui vengono usate le funzioni è per rendere il codice più chiaro, cioè per separare un po' le varie parti, cioè se io guardo adesso questo programma, gli import di solito vanno sempre all'inizio. Prima di che inizi la parte di istruzione effettivamente sequenziale, che tra l'altro di solito vedremo è racchiusa in una cosa del genere, per ora fate finta di niente, ma vedremo le prossime volte quando parliamo di moduli. All'inizio definisco tutte le mie funzioni, per esempio adesso posso definire una funzione valuta tentativo e passo un tentativo. Potevo chiamarla anche, non per forza questa deve essere lo stesso nome di questo, chiaramente qui posso chiamarlo, non so, T anche, per essere più corto. In questo caso se io chiamo valuta tentativo e passo tentativo, qui T adesso prenderà il valore che aveva tentativo. Chiaro a tutti questo? Ok. È ovvio, però la domanda deve essere
Come faccio a rompere il ciclo? No, la definizione della funzione deve essere prima della chiamata, no? Forse no. Io posso chiamare una funzione che è definita in un altro punto. Non ricordo Python, ma credo non per forza. Allora no, deve essere la definizione, deve essere prima. Se faccio uno script formattato così. Tuttavia, c'è chi, per ovviare a questo problema, tra virgolette, cosa fa? Tutto il codice principale lo inserisce dentro una funzione che chiama main. E chi ha usato altri linguaggi di programmazione sa, tipo il C, sa essere una funzione fondamentale nel programma, è una funzione, la funzione che il compilatore guarda, cerca, va in cerca per vedere cosa fare come prima cosa. E alla fine del programma chiama main. Cosa ottengo con tutto questo? Che io adesso posso definire una funzione qua sotto, posso definire valuta tentativo qui sotto, e l'interprete cosa farà? Dirà: ok, mi hai definito main. In realtà l'interprete prima guarda tutto il primo livello, il top level, cioè dice: ok, vedo la definizione della funzione main, la funzione valuta tentativo, e si segna che ci sono queste funzioni. Adesso non va neanche, non credo vada neanche a entrare dentro la funzione finché non viene eseguita. Cioè, se ho un errore di sintassi lo rileva, ma non dovrebbe neanche entrare dentro. Quando io chiamo main, lui entra dentro main e a quel punto controlla. Se io adesso qui chiamo valuta tentativo con il tentativo, in questo momento valuta tentativo deve essere definita. Però lui l'aveva già vista prima, perché prima, appena ho fatto partire il programma, lui ha scansionato, ha visto che c'era il main, ha visto che c'era valuta tentativo, se l'ha messa da parte, se l'ha segnato che c'erano queste due cose, una lista, e poi ha detto: ok, adesso vedo uno statement da eseguire, effettivamente vedo un'istruzione, adesso eseguo questa, vediamo dove mi porta il vento, e inizia a eseguire qua finché non arriverà a valuta tentativo. A quel punto controlla se l'ha mai visto valuta tentativo, se l'ha visto e l'ha visto, lo esegue. Se non dovesse averlo visto, da errore, dice: cos'è valuta tentativo? Non me l'hai detto, non me l'hai spiegato. Se io provo a chiamare valuta tentativo qui, questo è un errore sicuramente, sì. Infatti me lo dà anche l'editor, nome non definito, valuta tentativo. Ok, vediamo come una funzione in questo caso può migliorare un po' la leggibilità del programma. Potrei dentro questa funzione, per esempio, fare tutta la mia logica, quindi controllare, ecco, devo passare anche il numero alla funzione, perché deve, facendo le comparazioni, deve sapere anche qual è il numero. Allora, per questo programma, cioè, parliamoci chiaro, nel senso, è un po' insulso, perché sono 20 righe di codice, saranno alla fine 30. Però in programmi più grossi sto cercando di farvi capire un po' la logica, cioè quello che c'è dietro a suddividere un programma in varie fasi, in vari pezzi. Qui posso fare tutto quanto, anzi partiamo dall'uguale, tentativo uguale al numero, lo scrivo indovinato, altrimenti se è minore di numero scrivo troppo piccolo, altrimenti scrivo troppo grande, lascio anche le if, tanto non cambia molto. Ok, se io lo eseguo adesso dovrebbe funzionare tranquillamente. Beh, vabbè, zero ci credo che è troppo piccolo. Beh, posso giocare, non mi metto a indovinare. Madonna, cosa sei? No, perfetto. Come abbiamo notato, ho indovinato, ma il programma non è uscito, cioè ho perso la possibilità di fare un break. Di fare il break. Se io faccio qua dentro, non posso fare break intanto, dentro dopo l'indovinato, perché non c'è un ciclo qui intorno. Cioè, non sono dentro un ciclo qui. Cioè, sono dentro al ciclo nel true, nel momento in cui viene eseguita questa funzione, ma la funzione non può saperlo, infatti mi dà errore. Cioè, si parla all'interno della funzione. Posso fare un return, però comunque, cioè, tu ritorna della funzione, lui ritorna qui, però il ciclo continua a eseguirsi. In questo caso, cosa potrei fare? Potrei fare che la funzione valuta tentativo ritorna un booleano, cioè mi ritorna true se ho indovinato, false
se in caso contrario. Quindi possiamo, quando abbiamo indovinato, dopo aver scritto indovinato, ritornare true e alla fine ritornare false. Allora, questo è, seguiamo un po' cosa fa. Se indovina, scrive indovinato, quindi se questa condizione si avvera, scrive indovinato e dopodiché ritorna true, quindi la funzione ha finito, proprio non solo l'if, non è che esce dall'if, esce proprio dalla funzione, ritorna qui, da dove era stata chiamata la funzione, in questo caso è stata chiamata qui, ma se più avanti nel programma uso di nuovo la funzione valuta tentativo, perché questo l'idea delle funzioni, no? Riutilizzare codice, comunque ritornerà al punto dove è stata chiamata, ritorna e fine. Altrimenti, se questo non fosse vero, prova questo, mettiamo che questo sia vero, ok, esegue questa, esce da tutto il blocco if barra elif barra else, quello che è, però esegue quello che c'è dopo, sullo stesso livello, su questo livello qui dove è il mio cursore ora. Cosa c'è su questo livello? Ci metto un return false, così se in pratica eseguo uno di questi due casi che stampano la stringa che voglio, dopodiché escono dal blocco if, alla fine del blocco if scrivo ritorno con falso della funzione. Se non metto return, la funzione non ritorna con nessun valore, probabilmente mi succede qualche problema se io qua mi aspetto un valore, cioè se mi ritorna true va bene, se invece non mi ritorna niente, io mi aspettavo un booleano, non mi arriva niente, scatta un errore sicuramente. Vediamo come usare questo valore di ritorno. Lo assegniamo a una variabile che si chiama indovinato. Adesso indovinato contiene true o false in base se ho indovinato o meno. Posso chiedermi se indovinato è uguale a true. Siccome l'if, se indovinato è uguale a true, rompo il ciclo, tra parentesi. Siccome l'if controlla che quello che ci sia dopo valuti come true, posso semplicemente mettere indovinato, quindi questo equivale a chiedersi se indovinato è uguale a true, cioè se indovinato è uguale a true, letteralmente lo fa già l'if, lo controlla già l'if, se è uguale a true, sarebbe una cosa ridondante, rompo il ciclo. Posso fare, volendo, direttamente, senza passare per una variabile intermedia, questo. Se valuta tentativo mi ritorna positivamente, cioè ho indovinato, cioè qui si ragiona, poi c'è la domanda, no? Quando devo decidere cosa ritornare da una funzione, in base a cosa decido? In questo caso, buon senso, cioè ha senso secondo me che, poi ognuno, cioè vuol dire opinabile come cosa, che la funzione valuta tentativo ritorni true, vero, quindi esprima consenso, positività, quando ho indovinato il numero, altrimenti ritorni falso. In questo caso io mi chiedo se la valutazione del tentativo è stata positiva, quindi ho indovinato, rompo il ciclo e fine. Volendo essere ancora più pignoli, si potrebbe chiamare controlla se indovinato, per fare proprio il codice. Cosa ci guadagno da questo? Ho fatto più righe di codice, sì, però la logica del programma è più chiara, perché io guardo il main, nel main leggo subito e vedo cosa fa. Vedo che genera un numero casuale da 0 a 100, non serve che questa la incapsuli in un'altra funzione già chiara così. Poi c'è un ciclo che legge un tentativo dalla tastiera e poi controlla se ho indovinato. Cioè, c'è scritto if controlla se indovinato, anzi if se indovinato, va bene così. Ovviamente devo passargli dei parametri, perché questa funzione deve lavorare su qualcosa, non è che se lo inventa. Se ho indovinato, rompo il ciclo. Senza andare a guardare, senza trovarmi una sberla di codice dentro il while e andare a decifrare cosa fa, eccetera, cercare di capire cosa stava pensando il programmatore in quel momento, capisco già qual era il suo intento. Cioè lui vuole controllare se ha indovinato il numero, avendo questi due parametri come input, e se l'esito è positivo rompe il ciclo e finisce il programma, perché esce dal main. Adesso vado a vedere come il programmatore ha deciso di controllare se ho indovinato. Quindi sotto, deve essere un po', ho un libro a casa, si chiama Clean Code, no? Come scrivere il codice in modo chiaro. Quello che ha scritto il libro sostiene che il codice deve essere un po' come una storia che si racconta. Cioè io inizio dal main, tu inizia dal main. Cosa faccio? Faccio questo, poi finché questo faccio così, eccetera. E in mezzo succedono delle vicende, no?
Dopo vediamo un po', entriamo nel dettaglio, mettiamo una lente di ingrandimento su queste vicende. Cioè io, c'è chi definisce le funzioni più piccole all'inizio, chi le mette dopo. Secondo me, oddio, sono valide entrambe le cose. Se metto il main, le cose più ad alto livello sopra, ho il vantaggio che uno che legge il mio codice, che è una cosa molto importante del codice, perché è buono saperlo scrivere, ma bisogna anche che qualcun altro lo riesca a leggerlo dopo, perché vi posso assicurare che è un attimo scrivere qualcosa di indecifrabile, ma proprio un attimo. È carino che uno che inizia a leggere il codice legga prima ad alto livello cosa succede, cioè concettualmente, al livello più alto possibile, cosa fa sto programma? E non che dentro al main sia 800 righe di main, perché uno si domanda, aspetta, ma io adesso divento matto a leggere sta roba. Main di 9 righe, neanche 8, perché ce n'è una a definizione, e uno uno spazio, 7. 6, così possiamo anche introdurre il fatto che se ho solo un'istruzione all'interno di un blocco posso metterla direttamente dopo i due punti. Secondo me è più chiaro così in ogni caso, ma per chi volesse. Dopo uno va a leggere, ok, come vado a controllare se ho indovinato? Ah, ok, c'è tutta sta logica dietro. Ripeto, in questo caso è banale, cioè non ha senso fare sta cosa, che sia chiaro, però su programmi più grossi, ripeto, posso assicurarvi che un approccio così è una manna dal cielo. Esatto. Ok, per stasera ho finito in realtà. Cioè, se avete domande, curiosità. Intanto ringraziamo, grazie.